Vente aquí, Luis. Casa mía. En casa mía. En casa mía. En casa mía. En casa mía. Pensavo a quell'aborto, l'hanno trovato nel campo. In questa visita di Duce, sono tutta agitati. Io ti conosco, finché non inchioda in qualcuna, non hanno pace. E allora? E allora? La gente, tu lo sa, me la ragiona. Tirano fuori sempre la solita pelle da rimasticare. Se devi tirare fuori il sudicio, non si guarda mia in tasca, sai. Sanno loro, devo andare a cercarli su, diciamo. Non mi garba anche questi discorsi. Io sono. Allora dormi. Oggi per me fa tempesta. Dai, è vero? Andiamo. Sette figli e te Spirito Santo, intruivo ad altare Dei. Deum fili atificat in virtute mea. Leccio epistole Pauli Apostoli ad Romanos. Fratres, abentes donationes fecundum gratiam, quae data est nobis differentes, sive propensiam fecundum rationem fidei. Limpia. Sive ministerium ministrante. Io sono convinta che Don Urbano di tutta questa faccenda non sappia ancora nulla. Zitta, sai, è così severo su certi argomenti. Eppure bisognerebbe che qualcuno glielo dicesse. Noi no, Se no poi si passa subito da chiacchierone. Odientes malum, aderentes bonum. In nomine Patri, siete figli e Spiritu Santi. Ite, missa est. È tanto buono, ma sulla morale non transige. Milerina! Milerina! Non ci si chiude in camera. Allora si bussa prima di entrare. La colazione è pronta. Infatti ne vengo. Se no poi il latte ti si fredda e te non me lo prendi più, come facevi da bambina. La massa di capelli che hai. Mi porta a sé dei capelli. Tanto chi se la prende uno con un rimorchio a questo modo? Milerina. Non tolgo la scarpa, chiudo sempre gli occhi. Se chiudo gli occhi io, un uomo cosa dovrebbe fare? Ma che discorsi sono? E non posso andare a letto con la scarpa, un uomo? Milerina! Ma proprio alla mia nipote, ti dovevi mandare questa piaga. Viola, sta sicura che tra poco anche il proposto è avvertito. Come? La Ginecriste la va a trovare la Milenina, sicché... Uno, due, tre... Così! Ai, scusa. Morbida, Milenina. Devi stare morbida se vuoi imparare a ballare, eh? Vieni, ti do il tempo. Pronta? Uno, due, tre,
gira, ecco, brava, così. Or ti stringo qui, sul cuor così. Minenina, lo faccio io l'uomo. Tu mi devi venire dietro e basta. Ieri perché non sei venuta? Tutta colpa del Giorgino. E ai mesi tocca a calmarlo un pochettino. E raccontami tutto. Ti sei proprio curiosa. Dai, vieni qui. Non farlo giù, se lo sai, mi piace quando mi racconti certe cose. Hai fatto l'amore? Come? Su una carega. Cosa? Parli italiano. Su una sedia. Come su una sedia? Sì, lui seduto e io sopra. Fai vedere come. No, mi vergogno. Dai. Chissà che scomodità. Altro che scomodità, sei come fare cavain con un bambino. Mi sei andata attraverso la caramella. Andata. E dopo? E dopo basta. Capirai, ieri non aveva tanto tempo. Con quello che si è successo. Cos'è successo? No, niente, niente, dicevo così. Guarda che se non mi racconti tutto non ti aiuto più a scrivere le lettere anonime. Ma se te lo dico, mi giuri di non raccontarlo al tuo zio prete? Lo giuro. Giuralo davvero. Oh, lo giuro, e mi si ammalasse anche quest'altra gamba, cosa vuoi di più? Sono tutti a svegliarlo tardi, tardi. Il carabiniere con il dottore, perché hanno trovato un feto in un campo. Piano, piano, vieni, vieni a vedere. Il proposto va a trovare il maresciallo. Il proposto? Bettina, sempre fra prie. Curiosa! Ora quello non lo ferma più nessuno. L'ombrello! Non lo voglio! Prendi l'ombrello! Lo voglio, l'ombrello! Vado da Giorgino, sono ora del pranzo. Interrompere il pranzo al Giorgino, non era mai successo. Fosse grosso, via là. I tortini a casa! Questa? E dove corre? Zitta! Vai, su! Ti copro! Paurosa! Visto? Hanno chiamato anche il podestà. Oh, Gesù, Gesù! Correre, signori, correre! Il tuscino ti vuole tutta al rapporto! Correre, correre! Certo, agliotti, comandi, presenti! Qui si fa così! Come? Signor Giorgini, in fondo, voleva solo... Io non ho bisogno dell'interprete, grazie! Io voglio mamma! Non c'è bisogno di stare tanto a discutere! Le discussioni fanno perdere tempo e basta! Perché tanto qui si fa così! E il proposto l'ha già capita la situazione! E invece no, io non l'ho capita la situazione! È il pastore d'anime che deve vegliare sulla morale dei parrocchiani! Ora mi volete anche insegnare a tenere l'ordine nel branco. Mi sembra che ultimamente si sia già deciso da che parte sta il bastone e da che parte il crocefisso. A me la bocca non me la fa, fate. Fate come vi pare, domenica ne parlo in chiesa. Bravo, proprio quando c'è il duce, metteteci tutti in mutande, approfittate dell'occasione. Questa volta non c'è niente, piccatevi bene nel cervello, che in casa sua ognuno fa da...